Siamo arrivati alla resurrezione di Lazio. Un pezzo bravo, poi dopo c'è la pausa. Questo pezzo, appunto la resurrezione di Lazzaro, è del 1200, ha una caratteristica abbastanza strana, in realtà normale però, spesso intesa in maniera strana, cioè la moralità e il mistero coesistono all'interno della stessa giornata. Inizia con un'ottica da mistero, si parla appunto del miracolo della risurrezione di Lazzaro. Però prende una piega differente. La parte sacra in realtà sta appunto nel fatto che si parla dell'evento trattato nel Vangelo e si estende anche a una concezione leggermente più ampia del concetto di profanità. Nel senso che ciò che può essere inteso come incapacità di cogliere la fania può essere frainteso oggi come oggi nel concetto della fanciulla che cade a terra e dice di vedere la Madonna. Gli scienziati dicono o è Maria o è l'epilessia. In realtà ci sono altri tipi, altri modi in cui l'essere profano si manifesta. Un esempio può essere quello della stella cometa. Tutti quanti alzano gli occhi al cielo e vedono la stella cometa. C'è chi avanza ipotesi, c'è chi ne avanza altre, ci sono soltanto tre signori d'Oriente che non a caso vengono definiti tre sapienti, che sanno perfettamente che quella stella va seguita perché nel punto in cui si fermerà troveranno l'unto del Signore, Cristo nello specifico. La giullarata è ambientata all'interno del cimitero, i protagonisti non sono Gesù o Lazzaro, ma il protagonista è il pubblico, le voci della miriade di gente del mondo. E nonostante si manifesti una cosa evidente, c'è un atteggiamento evidentemente ottuso, evidentemente profano davanti alla cosa. È una satira tra l'altro molto, molto divertente, molto ben studiata e molto attuale, sorprendentemente molto attuale, nonostante abbia all'incirca 800 anni. Vado subito con la risurrezione di Lazzaro. Il miracolo della risurrezione di Lazzaro, quello che hanno seguito da tre giorni, quello è un santone, Gesù Cristo mi pare che fa due segni, quello viene fuori dalla tomba con occhiacci spiritati tremendi e grida: sono vivo, tutti miracolo, è qui? Sì, è qui, due baiocchi sono entrati a vedere il miracolo. Perché? Perché io sono il guardiano del Camposanto, devo essere rimborsato per tutto il bordello che voi altri mi combinate, che voi venite qui, mi schiacciate le siepi, mi calpestate le tombe, sputate per terra, mi andate a sedere sulle croci, mi storcete tutti i bracci e mi rubate i lumini. E allora due baiocchi sono andati in un altro cimitero a vedere il miracolo. Voglio vedere se l'ho trovato l'altro santo bravo come il nostro, con due segni, tira fuori i morti dalla terra come i funghi. Due baiocchi, va bene. Boh, andate. Anche voi signora, due baiocchi e anche i bambini. Non mi importa, non mi interessa se è piccolo e non capisce niente. Qui è pieno di gente che non capisce niente, però pagano lo stesso. Allora, due, quattro baiocchi. Boh, andate. Disgraziato! Giù dal muro! Canaglia! Bellino lui! Voleva entrare dentro e vedersi il miracolo a gratis. No, non è previsto nessuno sconto per gli anziani, no? Due baiocchi come tutti gli altri, se no... Oddio, quante tombe! Che cimitero grande! Quante croci! Io sono venuto apposta presto, perché voglio essere proprio davanti, a guardare bene, che l'altra volta io sono arrivato apposta presto, prendere il posto, e dopo un'ora che aspettavo qui davanti alla tomba il miracolo l'ha fatto là in fondo e io sono rimasto qui a aspettare con Pirro. Stavolta mi sono informato, mi si chiama Lazzaro, adesso io voglio essere proprio davanti, perché ci sono certi santi che fanno i trucchi, mettono sotto un vivo, sopra un morto, poi fanno vivo, salta fuori il vivo, il morto sta sotto, miracolo, no, io voglio vedere da vicino, proprio guardare da vicino, adesso lo so come si chiama, Lazzaro mi ha detto che si chiama, questo qua che l'ha seguito da tre giorni, adesso appena te l'ho scritto Lazzaro, piazzo davanti, boia, e anche una volta che lo trovo scritto, come faccio a capire che non so leggere? Boh, è andata male l'altra volta, andrà bene stavolta, la tomba è questa, adesso voglio vedere se... Quanta gente
quanti? È andato bene stavolta. È questa la tomba. Avevo detto io, c'è anche scritto. Anche le donne e i bambini. Ehi là, mi piacciono i miracoli, eh? Non hanno niente da fare. Anche i montanari! Montanari! Non li avete mai visti i miracoli voi altri, eh? Forestieri. Oh, non spingere! Che c'è la tomba aperta! Mi hanno detto domani di santo, miracolo, vivo vivo, e io lo già vivo! Voi, piccoletto, non spingere! Non mi importa! In basso vengono una mattina presto a prendere il posto! Ti ho detto che non mi interessa! Ma cosa credi che siamo già in paradiso, che i piccoletti stanno davanti ai lungagnoni ultimi? Che vita! Non mi interessa se sei una donna! Davanti alla morte siamo tutti uguali! Che risate! Che risate che mi faccio al cimitero! Non vengo mica per il miracolo, ma per le gran risate che mi faccio! Non arriva sto santo! Ma non c'è qualcuno che sa dove sta di casa, che posso andarlo a chiamare? Andiamo, non possiamo starvi a aspettare tutto il giorno, andiamo. Ma dico io, ma mettete un orario ai miracoli e rispettatelo. Non arrivo. Sedie, noleggiate una sedia, donne, due baiocchi e una sedia, noleggiate una sedia. Sedetevi, che è pericolosissimo guardare i miracoli in piedi. Quando arriva il santo fra i due segni, viene fuori il morto dalla tomba con due occhiacci spinti a tremendi e piglia uno spavento che svenite, cadete indietro, andate a sbattere la testa su una lapide. Toc! Stecchite! Morte! E il santo ne fa uno solamente di miracolo oggi. Donne, abitate!